Sempre su Dark Souls, come ieri, devo ricominciare perché mi ha ammazzato il Demone dei Toro e io lo devo andare a sconfiggere, purtroppo. Però prima di andare a sconfiggere il Demone d'Oro, devo ammazzare questi stronzi. Si può dire? Sì. Vado. Vieni. Mira quell'altro che ti sta venendo là. No, no, allora muovi dal. Ecco, brava, poi riclicca, ecco. No, è quell'altro, quell'altro. Ok, brava, hai capito come si muove il bloccaggio. Ora devi tenere. Non ti fa intrappolare, uno per No. uno. Se gliela fai, prova ad andargli dietro per fargli Lo so. ecco, sta attorno al scudo. Ok, ecco, Catrota, c'hai poca stamina, poi devi regolare con la stamina, rimani sempre con poco. Togli lo scudo un attimo, ecco. La stamina te la devi regolare perché se te la finisci dopo non puoi più attaccare Oddio, ma hai bene, visto come si è bagato, sì, vai, approfittane. mo? Ecco. Ah, sì, approfittane. Oh, penso che sia. Vieni, vieni. Vieni qua, raga. Occhio, occhio. Ecco, quando hai parato il colpo, attacca, se almeno. È brava. Ok. Ma perché mi faccio la gira a ammazzare questo qua? Perché finché non gli rompi la guardia. Dai, prova a dargli un colpetto. Poi quando lui attacca con la. Sta per attaccare con la lancia, c'ha uno spazio di apertura perché abbassa la guardia. Tu attaccalo con la sciabola. Ecco, dire, Loki!
Loki, stavo a ammazzare io sti cazzarola di... Occhio il fine della stamina, ecco che ti dico No, adesso. no, 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 no,
No, io la fai, io sta qui. Mamma mia, però. Guarda, io prima faccio così. Ok. Ma perché oggi? Eh Non è che oggi non è. sì, ma guarda! Ecco Ma la ficaccia tesoreta tua. Ecco. Bene. E sto consumando tutte le fiasche! tutto per imparare. Mamma mia, guarda, niente, devo curarmi. Io direi che vado un attimo a riposarmi. Dopo se riprendono, te riprendono i Ah, beh, nemici, è vero. c'hai 5 fiaschette e puoi anche continuare a esplorare da un'altra parte se vuoi. Vedi dove. Lì ci avevi preso lo scudo ieri. Vedi dove hai ammazzato i nemici, mi pare che c'era qualcosa. Dove Ah. stavano all'inizio, vedi? Cioè quelle scale. A sinistra. Vai, esploramo. Stronzo, ci stanno qualcuno lì sotto. Ma più sotto, e tu stai sotto. Non c'è niente, mo? Come no, quello che è? Ah, beh, Te l'ho detto, amore, se non guardi bene non esplori. sì, ma io andate sotto che ci stanno quegli stronzi. Ma Tu stai allerta. E via. Che mi consigli di fare? Perché là stanno. Vedi, preparati, vai, stai pure, vai, preparati, vai con calma, vedi se. Ma adesso sono morta io. Eh sì, perché vai, quando eri Guarda, in ci sta stanza. uno. Sì. E se no, non me lo fa vedere quell'altro. Perché lo No, testa non di. c'è nada, è solo un baule con dei cuscini. Julia! Però serve per imparare. My name is Julia. Oh, che la chiave! Julia mi ha chiamato? Non Sì, è Julia! questo Oh qua, no! Julia ha detto, no, non devi fare! Io invece l'ho fatto! Cioè. Allora, ma tanto visto che l'hai ammazzato, Qua c'è un qualcosa! ascolta,
Chi lo ha? Loki, grazie Loki. Curati, Curati. Sì. Allora, adesso hai preso degli oggetti. Sì. Allora, ritorna fuori, almeno stai tranquilla che non ti attacca nessuno. Dove hai ammazzato? No, dove hai ammazzato prima il coso? No, lì, esatto. Che devo fare? Vediamo quello che hai preso. Non andare stupido a correre così. Allora, prima cosa, prima che vai a vedere la roba. Tanto ora hai ammazzato, non si può fare niente. Quello, se lo lasciavi in vita e ci parlavi, era un mercante, ti potevi comprare alcune cose che potevano essere utili, molto utili. Ormai non lo puoi fare più. E vabbè, pazienza. In compenso non me l'hai detto. Ma amore, era tua esplorazione, io ti ho sempre detto non andà a subito alla lingua, perché non tutti sono nemici, te l'ho detto ieri. Va bene, allora che allora, devo fare? Vai giù, vediamo quello che hai preso di nuovo. Giù ancora. Allora, hai preso il dito rinsecchito e la chiave. Allora cambia visuale, premi quel lato. E questo era, se si giocava online, serviva per evocare un altro giocatore, però che succedeva? Che se tu pensi che un massimo potevi evocare, qui potevi evocare un giocatore solo. Giudi, cosa c'è dentro quella bottiglia? C'è il vino. È il vino buono che è rosso. Che ne piace tanto, Loki. E praticamente questo, se tu lo usavi, potevi evocare un altro giocatore, però a discapito che ti potevi evocare anche un invasore. Quindi era un po' come per dire, oh, c'è un nemico che non ce la faccio sconfiggere, ne evoco un altro, anche se so che dopo arriva un altro giocatore che però rompe le palle. Ok? Poi, premici... Comunque, Loki, quella fiaschetta è per... La fiaschetta Estus per recuperare le punti vita. Cerchio. No, scusami, X. Amore. Ho sbagliato. Allora. Vai giù, ritorna giù. No. Giù. Ok, vai a destra. Qui, no? Sì. Destra. Ancora. Destra. Chiave. Su chiave della residenza. Quella che devo aprire, quella porta lì, se mi ricordo bene, quella porta chiusa, dove c'era il baule. Chiusa, dove sta il baule. Vedi quello che vedi la descrizione, vediamo. Apre sotterranei di rifugio. No, quello no. Apre sbarre, piano rifugio non morti, no. Apre interna su rifugio non morti. Questa è quella che abbiamo usato all'inizio. Apre senza il volgo dei non morti, questa. Quadrato. Questa no? Semplice, il disegno di uso è mantenuto, ma questa è una chiave standard da queste parti e aprirà diverse porte. Quella là, no? È questa? Il quadrato. Poi vediamo più avanti. C'è a destra. Niente. Hai preso. Una scimitarra. Sì, no, la scimitarra è quella che c'ha. Luci katana è una delle armi molto carine. Sotto, mo. Ah, dove stai? Uchi katana. Ah, scusami. Quadrato. Uki katana. No, si dice Uchi katana. Allora, perché hanno messo la... Perché la si scrive Uki, ma si legge Uchi. Uchi katana. Quadrato. Allora. Hai anche una botta... Allora, vediamo, forza. Ok. Date culo, perché ti ha droppato un'arma molto potente. Allora. Ti insegno come leggere le caratteristiche dell'arma. Allora, ti dice attacco fisico 90, fa taglio a fondo, quindi fa 90 meno 73. E poi ti spiego il perché c'è il meno. Quindi vuol dire che fa danno fisico, fa 90 danni meno 73 al momento. Sotto magico vuol dire che fa danni magici, perché alcuni bersagli sono deboli agli attacchi magici. In questo caso è 0-0 perché non è né magico, non è né un'arma di fuoco e né un'arma elettrica. Quindi non fa né danni magici, né danni da fuoco, né danni elettrici perché è tutto 0. Okay? Critico 100 vuol dire che ha la probabilità al 100% di fare il colpo critico quando tu vai...
quando fai il back step o il front step, a seconda quello che è. Attributi bonus, che vuol dire che l'attributo bonus, uno degli attributi che tu hai o di più, se tu ce l'hai più alto, cioè se tu c'hai un attributo più alto, più fa danno. In questo caso Luci Katana è un'arma che in cui scala in destrezza. Che vuol dire che più tu hai alta la destrezza, più fai danno con quest'arma. Ho capito. Però se tu guardi dall'altra parte, riduzione danni vuol dire quelli che puoi fare se dall'altra parte, se te pari con l'arma. Ok. Vedi, che so, c'ha riduzione fisica al 45%, magica del 10%, fuoco 30%, e stabilità 30%. Vuol dire che è un'arma, sì, che ti dà un po' di trambo di stabilità, però mai quanto uno scudo. Per usarla, e ti dice attributi necessari, ti serve 14 in forza, che è quelli con Cina col braccio. Però tu hai 11, quindi per poterla usare, questa è un'ottima arma, devi far arrivare a 14 la forza. Per adesso, cioè, tu non la puoi utilizzare al meglio, certo, ecco, certo. Perché ti dà meno 73. Ok, ho capito allora. Invece destrezza tu stai a posto, perché c'hai 15, te manca soltanto, se la volessi usare, 3 punti in forza. Va bene. Sotto ti dice durata, perché le armi, le armature hanno una durata, dopodiché si rompono. Per ripararle basta andare da un fabbro quando lo trovi. Va bene. Sempre se non lo ammazzi prima. Va bene. Quello è il peso. E peso, quando tu ce l'hai equipaggiato, ti pesa 5, quindi a una certa tu c'hai un limite di un peso. Se superi il peso. Sì, mi ricordavo che. Ok. Effetti speciali. Vuol dire che quest'arma ha degli effetti speciali, e ce ne sono 4. C'è quella macchia di sangue, la goccia, il cerchio bianco e il cerchio nero. Che vuol dire? La macchia di sangue vuol dire che fa, e c'è scritto 300, fa 300 danni di sanguinamento. Che vuol dire che se tu con l'arma attacchi talmente tante volte, puoi causare praticamente il sanguinamento, cioè dai una cracca talmente forte che la vita del nemico lo vedi che fa così, perché fa proprio menà. Ok. La goccia è il veleno, quindi poi se trovi tu un'arma che più colpisci, più avveleni l'avversario. Va bene. Il cerchio sono i danni sacri. I danni sacri sono i danni quelli che vanno principalmente a. Che più tu sei fede, più fanno danni. Però principalmente se tu l'arma la puoi utilizzare, fai danni sacri. E il cerchio è i danni oscuri. È a posto. E poi che abbiamo preso? Qua che vediamo se c'era l'anelli, niente. Le armature giù, no, giù, vediamo se hai preso qualcosa. Allora, c'hai questi qua, quelli che ti hanno droppato i nemici. Però io ti consiglio per ora di tenerti quello che hai, perché vai più veloce. Cioè rimani equilibrata. Ok, era solo questo per darti l'infarinatura di. Come? Si è buggato. Ah, no, non si è buggato. Come no? Guarda, c'è un nemico lì. Vedi? Bravo, quella, perché se tu non te ne accorgevi, quello ti faceva l'agguato, non è buggato, quello ti sta a fare un agguato. Ma dove sta, perché? Solo non vedi che sta, cose varie. Se tu passavi là non te ne accorgevi, qui si attaccava le spalle. Ah sì? È fatto apposta, non è buggato. Se tu vedi, se tu ti avvicini, capito? L'ha fatta apposta. E qui che c'è sta? Vedi? Io poi tante cose non è che. Ah, ma ci stanno altri nemici lì sotto. Non pare, muore. Che coglione. Solo è tutto uno, morire e imparare, morire e imparare.
Morire e imparare, morire e imparare, morire e vivere. Imparare non puoi più. Vivere e morire. Morire e vivere. Eh? Io che faccio? Mi butto? Sì, che faccio? Te è brutto? È morto, vedi quanto è brutto, tutto nero. Io sono tutto nero. Non era voluto a scopo razzista, lo dico subito. No, veramente, stavo a fare una battuta. Era per via del colore della pelle del non morto. Della pelle marcia, diciamo, morta, in putrefazione. Ecco, brava, e tira in uno per volta perché lì sono tanti, eh. Eccolo che arriva. Girate, non se no te chiappa le spalle dei boss. Anche i nemici possono fare il colpo critico, eh. Occhio che non arriva la te, torna indietro. Mo. Ah no, come no? Occhio, loccalo. Guarda come cammino dalla fighetta. Andiamo a ammazzare. Quanti ce ne stanno? Altri tre? Porca puttana. Io la potrei pure fa. Vieni. La classe del 3 tutte e due. E la dovresti farlo, perché se non sono forti. Basta non ti fai schiappare. Ecco appunto. Occhio. No! Occhio. Mamma mia! Ragazzi, io proprio fiasche, cazzo, come faccio mo? Niente, se vai a falò e recupero, poi si sembra finire a esplorare, c'è una scala lì. Ho capito, faccio per dirsi però, Amore mio, però è così, se torni a rigare anche i falò devi ricominciare a ammazzare tutti quanti, se no... Se non vuoi andare avanti e vuoi recuperare le fiaschette, però... Oh, c'è un oggetto davanti a te. Occhio a non cadere. Oh, 10 coltelli a lancio, ok. Vai sul menu. Sì, ma io scendo però. Nel... Occhio. Allora, là c'è un fuoco. Come si fa a star là? Allora. Vai su... No, vai con R1. R1. Ok. Vai, vedo sta la fiaschetta. Vai sullo slot vicino. No, ok, X. Allora, ti puoi equipaggiare i coltelli da lancio. Sì. Allora, il coltello da lancio. L'hai messo lì, cioè? Ah, l'hai messo là, cioè?
Allora, il coltello d'arancio, equipaggiatelo. X, ok, cerchio. Ok, cerchio. Allora, praticamente, guarda, se tu premi, lascia, se tu premi giù, compare il coltello d'arancio. Se tu locchi il nemico e premi quadrato, ti lancia il coltello d'arancio. Ce n'hai 10. Mi raccomando, quando non lo vuoi utilizzare o non vuoi utilizzare nessun oggetto con quadrato, ricordati di mettere subito le fiaschette perché è la cosa più importante. Quindi occhio a non premere nell'agitazione, non premere giù se c'hai le fiaschette perché sennò te cambi oggetto che non ti serve, te vuoi curare, non ti curi e muori. È un errore che abbiamo fatto tutti, Quindi stai attenta e non ti preoccupare. Ora qui c'è un fuoco che non so dove si passa. Qui no, perché è chiuso. Ah, qui nel mondo di Dark Souls ci possono stare dei passaggi segreti. Per Ah. vedere se un passaggio segreto basta colpire la parete. Con R1, no col triangolo. No, No. No. allora ho sbagliato. Triangolo. Ok. Mo mi sono finita la fiasca. Vabbè, E ce n'è una. dai, lasciamo perdere, Ok, vuol dire che non ci sta. Però siccome giocando online molti lasciano il messaggio il passaggio segreto. No, basta una volta sola, se ma vedi infatti ho fatto che una e me la fa due. Com'è? non è. E può darsi che ho ricevuto un input un po' diverso. Ok, tanto allora se qui hai finito e per ora vuoi esplorare un'altra parte, a sto punto puoi andare a riposarti al falò e Mo non recupera. mi ricordo. Ah, il falò sta qui, sì. Qui, capito? Qui c'eri stata, avevi trovato lo scudo, che è quello che c'hai adesso. No, ma non è là. Il falò. Scusa. Ah, qui. No. Sì. No. Oh. Lo scale? Dove. Ah. Ah. Sinistra, il ponte, ok. Ok, per ora non puoi aumentare perché c'è solo 650 anime, non te bastano. Che coglione, un'altra volta devo Il gioco è ammazzare. quello, tutti i Dark Souls o i Souls in generale, sono tutti così. Una per volta, ok. Bloccalo. Brava, brava. Hai acchiappato il tempo giusto per attaccarlo. Adesso liberati subito dell'arciere appena vuoi perché ti romperà le Ma dove sta? Non mi ricordo. Dove sta? palle. A destra? L'acciaio. A destra! Destro! Oh, togli il loccaggio, se no non. Ok. Se lo vuoi ammazzare, aspetti che viene là. Ma ora lo puoi loccare. Ah, troppo presto l'attacco. Occhio, eh. Ritorna indietro. Ti ricordi come avevi fatto qui? Ok, Sì. Allora. occhio, stamina. Occhio, non decurarti davanti al nemico. Morta. Ora così hai perso i 1500 anime che avevi da ieri e l'umanità accumulata, però hai lasciato i 910 lì dove sei morta.
Karma, buon karma, amore, non devi far pia dalla frustrazione. Calma, vai tranquilla. Là. Ok, è andato. Si lancia troppo sul fondo, amore, che si ammazzano. Amore, non mi posso muovere. Lo so, perché stanno andando da lato. Tanto. No, non ti devi abbattere. Non mi ricordo di come cazzo ho fatto qua. Eri andata avanti e stavi più tranquilla, hai giocato bene e ti hai rimosso bene, amore. E adesso stai a far pia dalla nervoso e non va bene. Ormai tu non sei un cazzo per me. Ecco. Vieni. Allora. Occhio la stamina, amore, finita, arretra. Ok, che culo. Girati adesso, recupera quell'anime delle due anime. Emo? Ti ricordi dove... Sì, no, quindi gliel'ho fatta allora ammazzare tutti. E qui sì. Chiudo, va? No, vabbè. Che chiudi, devi andare avanti. Sì. Ma sta di sopra, io come faccio, mo? Per lì non ti colpiscono, lo sai, amore. Ma è vero. Ieri non ti hanno colpito. No. Mamma. Il dietro ci sei stata mai? No. Sì, è una volta. Perché devo fare? Bene. Amore. No, non voglio fare cose perché devi stare in pericolo, mo. È perché devi esplorare, perché non sai mai se puoi trovare qualche oggetto o qualche... Ovviamente aspettate sempre dei nemici, però... Però se non esplori non potessi trovare magari degli oggetti che ti possono essere utili o meno. Dopo sta testa, sembra attenta e vigile. Qua avevi visto sempre così, con gli occhi sbarrati. E se mi guarda un po' là? Visto? Bomba! Ho trovato 5 bombe. Le posso utilizzare, le bombe? Certo. Adesso, quando lo devo... Da questo qua, questi qui, le posso fare le bombe? Ti conviene tenerle magari... Per il demone. Perché no? Potrebbe essere utile. Allora, ok. Menu. E R1. Devi andare su... Ok. Li puoi mettere a fianco delle bombe, del coltello. X. Bomba incendiaria oscura. A posto, cerchio. Poi per selezionare devi premere sempre giù finché non ti compare l'icona della bomba. Ah, qui? Con giù. Sì, esatto. Ok. Però mettete adesso la fiaschetta.
Ma porca puttana! Che? Si sente? Sei quelli di sopra? Veramente no? Sopra ci stavano i nemici. Mamma mia, sto a sudare, raga. Ah, ti fa avanti tu? Vieni, 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 dai. Vieni, vieni. Occhio lancia bomba. Oh, sì. Mi imparare a fare schivate col cerchio, non più, perché sennò... L'armatura guerriera è vuoto. Ok, allora io qua devo aprire. Sì, se trago la chiave, sì, perché no? Esatto. Ok, io ho paura. Io ho paura. Beh, ecco, bravo, sono andata via la scritta. Io ho paura. No, 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 no. Ah, il baule, come di te pia un corpo. Io faccio in tempo a piarli? Guarda che stai su e non, loro non possono venire. Ah, sì, è vero. Saccheggio, resina dorata. Appena stai con più calma ti faccio vedere quello che serve. Va bene. Oh, ragazzi, sto sgocciolando dalla paura. Occhio. Occhio di mia, ti bloccavi con l'arma, curati. Ok. Ti ricordi sopra che c'era? Sì, sì. Ormai amore. E Dark Souls. Come si dice? Come si dice? Che ne so. Sta a vomitare, vedi? No. Ma là ce ne stanno altri. Erano quelli, se puoi anche non andare là. Vabbè, non infatti. Vieni qua, dai. Se agra se vai in buio avanti, ok.
Ce ne sta un altro. Se non sbaglio, più sì, su. Su che te lancia una palla di fuoco, mi pare. O un sasso, se mi ricordo bene. Era un barile esplosivo. Sì, io che devo fa? Vai avanti, vedi. Oh. Bella la capitola. E quindi adesso l'ho, diciamo, penso che l'ho ammazzato. Io mi ricordo bene sì. Che... Quindi vado avanti. Devo ammazzare per forza quello stronzo di demone toro. Però qui c'è... C'è... Una porta. È chiusa, ok. Di che servirà sicuramente un'altra chiave. Ah, beh, certo. Questo si è buggato un po'. Sì, è normale. Ah, quindi su Dark Souls è tutto normale. Guarda di togliere prima le ceri. Mo? Guarda di prima di togliere le ceri su. Sì. Se no col boss è un dito al culo. Io non voglio morire, capito? Testa di cazzo. Allora io qui voglio fare la bomba. Ascolta, prima della bomba vai sul menu. Vai su equipaggiamento R1. Vai dove sta vicino alla bomba. Ok. X. Vai a cercare resina dorata. Ok, la resina dorata. Premi X di nuovo. Premi quadrato. Rara resina di pino che emette scintille. Aggiunge fulmini all'arma della mano destra. L'arma incantata infligge danni da elettricità per un breve periodo, il che la rende efficace contro nemici resistenti alla magia e al fuoco, indicata con creature della famiglia dei draghi. Quindi praticamente con questa, se tu la premi quadrato, la applica sull'arma e diventa un'arma elettrica. Quindi potresti fare più danni elettrici. Magari potresti provare anche a utilizzarla contro il nemico. Allora io faccio, adesso faccio cerchio. Okay. Io però voglio la cosa, quindi devo fare così. Allora e devi per lanciarla devi bloccare il nemico come per attaccare e premere quadrato. Bloccare in senso loccare. Ah, lo blocco e bomba. E con X se poi la bomba, giusto? No, quadrato. Con la bomba. Quadrato con la bomba. Ah, beh, sì. Lo usi nello slot. Allora. Blocco. Sì. E quadrato, esatto. Ok. Come qua l'occhio vuol dire che quando lo blocchi per mirarlo, per attaccarlo. Allora. Occhio. Madonna. Ti gli da bene che non si cascata di là. Infatti. Allora. Oh, mamma mia ragazzi, gliela farò ammazzare il demone toro? Se non ci provi non lo sai. Bloccare, giusto, è vero? Più avanti, ecco, vai. No, sì, l'hai fatto, l'hai colpito, no. Però occhio, sono morto.
serve solo andare lì anche attaccato. Mamma mia. Si ricomincia. Non ti devi abbattere. E togliete la bomba, mettete l'Estus dopo che hai sconfitto quello, sennò. Sennò per curarti ti sbagli. No, lo sapevo morire. Ti attaccare. Ok. Giù. Ok. Lo recuperi dopo l'oggetto, adesso ammazza il nemico. Ok, adesso puoi recuperare l'oggetto. Ah, titanite, buono. Non è giusto proprio. Non è giusto, guarda. Se prendi anche gli altri più avanti sono tutti così. Si sta avvicinando! Ah, meglio! Almeno lo affronti uno proprio, lo affronti per bene qui. Occhio non cadere dal ponte. Ottimo. Grazie che mi avete fatto sta grazia. Vieni, dai. È difficile che si muoveranno se rimani. Ah, però se sono due a me che frega un cazzo, gliela farò. Certo. Occhio. Non saltava. Com'è andata? Bene, dai. Sì. Non è male, su. E l'ete. Sacco. Morto. Ecco. Brava, dai, non te devi distrarre. Sì, ma ho detto che qua non mi beccava. E ti ha acchiappato l'unico punto sfigato. Ok. Ah, non esci più. Non c'era quello stronzo? Sta lì, lo vedo dalla finestra. Ma io non vado da là, eh. Ma se non ti serve. Uno, due, tre, stella. Stiamo a giocare così. No. Come quello sta lì e lancia le bombe. Che si avvicinerà. Occhio. Ok. L'agro però lo devi. L'agro, scusami, l'occhio lo devi muovere quando il bloccato a uno, il ladro sta un po' più avanti, basta che muovi la levetta e ti si sposta il va blocco. Bene. Qui lo devo ammazzare per forza sto arciere. E te sì, perché ti può attaccare dall'altro. Ah, ok. E te lo puoi scavare dopo. Te, non. I finali energia mo devi regolare i colpi. Mamma mia! Non mi devo curare però. No. Quando ce l'ho, no? Sì. Allora. Mi puoi aiutare a ammazzare il demone toro?
dovresti riuscire a fare tutto da sola, vabbè. No, non impari mai. I consigli che ti posso dare è schiva, attacca, spara dal momento giusto e cerca di dosarti le energie. Fallo venire dietro, perché qui non riesce a attaccare, prima. Perché vedi che blocchi l'arma sull'entrata e non va bene. Sto sudando. Allora, i ragazzi... Allora, ho visto che lì ci sta... Quello mo scenderà, guarda. Oh, ah, vedi? Vieni, vieni. Perché sennò è un casino, yeah. Adesso recupera le anime che hai perso là. Mi puoi dare una mano? Come faccio a darti una mano, mo? Cioè, ti fa chiedendo di sconfiggere il boss per te. Lo so. Però tu dopo quando impari a fare altri boss? Lo faccio la con l'altro boss, se ci si capita. Ma se non entri... Voglio vedere tu come fai. Allora adesso me l'ammazza il mio amore. Il boss, voglio vedere lui come fa. È facile a fare? No, non è facile. No, dico è facile così. Ah, certo. Allora, guarda. Sì, guarda, infatti ti sto guardando, eh. Elettrifichiamo l'arma. L'hai cosata? L'ho detto, te l'avevo spiegato prima. Ma no, miseria, è bello. Adesso. Quello che ti dicevo ora ieri. Stesso errore tuo. Lo so, l'ho visto infatti che hai fatto. Non so, bravo amore.
chissà se voglio farlo così. Sì, se si mette l'impegno, sì. E quindi Demone del Toro me l'ha ammazzato il mio amore Lord Gimbal. Adesso ci sto a due. C'hai due umanità accumulate, 5700 anime. Ok. Io ti consiglio di tornare indietro. Mm-hmm. E se torno indietro, però farò imposarti e livellare. Un'altra volta dopo devi ricominciare sempre dopo ammazzare il demone. Perché più avanti non mi dicono più avanti e... Oppure no, allora, fai una cosa, vai avanti. Mm-hmm. Stavolta ti guido io per non perdere. Ok, vai avanti. Le anime, vai avanti. No, perché sennò devo ricominciare tutta la capo. Cioè, capito, torniamo. Capiamo, però. Vai avanti, dai, ti guido io per stavolta. Va bene. Vai sempre dritta. Non ci sta nessuno? No, qui non c'è nessuno, se non te lo dicevo. Vabbè. Io posso ammazzare qui o no? Vabbè. Puoi anche spaccare tutto se vuoi, ah, quello non te lo vive nessuno. Qui? Vedi quelle scatole lì? Vai a spaccare. Ah, ok, premessa? Non lo vale. No, oh. Perché? Oh. Non casca, Grande anima di non morto perduto, ok. Anche questa? No, non so. Scendi le scale. Ci sta qualcuno sotto, me sa. No, qui ancora non c'è nessuno, dammi retta. Va bene. Gira, scendi le scale. Vai giù tranquilla. C'è nessuno, vai giù tranquilla. Girati. Allora. Mi vedo io. Vai giù. Vedi, c'è delle altre scale dietro di te. Gira ancora a sinistra. Ok, vedi, vai lì. Ah no, è il muro. No, è il muro. Ho sbagliato, vai sul coso. Entra, vai. Ferma qui. Allora, adesso vedi se puoi aprire la porta davanti a te. Mm. Lì non andare adesso sul ponte. No, sono. Vedi se quella porta. Un attimo. È chiusa. Mm-hmm. Allora, ok. Che mi consigli fa? Gira, ok. Premi. Oddio, quante ce ne stanno? Premi X. Vai a destra. Scendi le scale. E per amor di Dio, quello che sta lì non è un nemico. Te lo dico subito perché sennò tu li ammazzi tutti. Questo? Sì, parlaci per tre volte. Non lo ammazza, per amor di Dio. Non ti ho spaventato. Ho una proposta, se hai un momento. Sì? Sì? No, sì? I nostri destini sono... Ci troviamo circondati da strani esseri in una strana e sempre quando vivere i secoli che vanno e vengono. The very fabric wavers and relations shift and obscure. There's no telling how much longer your world and mine will remain in contact. But you see, one another as spirits, cross the gaps between the worlds, and engage in jolly cooperation. Of course, we are not the only ones engaged in this, but I am a warrior of the sun.
caught my summon signature easily by its brilliant aura. If you missed it, you must be blind. Ti parlaci? Oh, hello there. I would stay behind. È sempre la stessa cosa. Vedi che ho una due volte. Like a magnificent father. If only I could be so gross. Sì, è vero, è sempre quello. Ok. Allora, lui ti ha dato la pietra bianca. Adesso non la equipaggiare perché tanto non giochi online. Ma la pietra bianca ti serve quando tu giochi online e sei umano. Puoi farti evocare da altri giocatori per aiutarli a fare il boss, eccetera, hai capito? Ora, qui adesso hai due scelte. Anzi, tre. Ah, la prima è tornare indietro al farò di prima usare le anime che hai preso e potenziarti e poi ritornare qui, oppure vai dritto al ponte e cerchi un modo per superare il ponte, però non ci stanno quelli. Esatto. O la terza, che non vorrei fare visto che il gioco è tuo, ma non voglio che tu te perdi le anime, anche sto pezzo te lo faccio io. Va bene. Sapevo io. La terza è più bella. Vai amore, grazie. Sì, sì. Ma non è detto che ci riesca, eh. Capito perché? Cazzo, no, c'hai ragione tu. Vabbè. Tu non hai, questo l'avrò fatto 60.000 volte sto boss. Ecco perché ti intendo cosa vuol dire esplorare per bene. Va bene, capito. Perché guarda un po' adesso, io sono arrivato, sbloccando sta scala. Oddio! Dove stavamo prima? Ti ho detto, Dark Souls, l'1 e il 3 sono belli perché sono tutti mondi connessi. Ora? Ora devo ricominciare. Allora, vai sul menu. Ok, design, ok. Vai giù. Ancora, ecco, anime non porto per tutto, usala. Ok, poi ritorna al menu e usa la grande anima che avevi trovato e non morto perduto. Quindi sempre sul menu. Sì, usa giù, ecco. Ok, sì. Ah, posto, adesso riposi di nuovo al falò. Poi c'hai due umanità, puoi scegliere anche se tornare umana e ravvivare. No, ravvivare la fiamma non serve. Oppure aspettare il prossimo falò cercando di non morire, in modo tale che ti puoi tenere umana e quando arriva il boss, all'altro boss puoi evocare i bot se ci stanno. Fate la scelta se vuoi tornare umano adesso. Sì. Allora torna umano. Sì. È a posto. E c'hai un'anima accumulata in te. Adesso avanzamento di livello. Ora, quella katana io te la consiglio perché è molto forte. Va bene. Se quindi faccio forza. Dovresti mettere 3 punti in forza. Allora. Un altro? Sì. Perfetto, ferma così. Sì. Adesso sì. Puoi utilizzare bene. Io ti consiglio di aumentarti la stamina. Ok. E un punto in vitalità. Ne hai ancora un altro? No, forza lascia fare. Fa destrezza. Vai su, l'ultimo punto, mettila di nuovo a stamina.
A posto, accetta. Con X, giusto? Confermi le modifiche. Sì. Cerchio. Faccio cerchio. 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 Adesso vai sul menu. Esamina. Vai su R1. Clicca sulla scimitarra. X. E prendi l'uchikatana. Perché forza è insufficiente? X quadrato 14, no 13, porca merda, va bene, ho prossimo. Io ecco grado. Perché ho detto che devo mettere un altro punto su forza. Perché non mi hai detto che era 14? Vabbè, dai, non fa niente. Per il prossimo è bello, rimettete la scimitarra. Sì, forza. Però mo intanto, guarda, intanto ti è servito. X vai su. Cerchio. Nando ti ha aumentato di più la stamina perché sì, però io non mi ricordavo che era 14. Bene, pensa a questo, hai aumentato di più la stamina in modo tale che ha aumentato l'energia e il peso trasportabile. No amore, adesso puoi utilizzare la scala. A meno che non vuoi rimazzare tutti per accumulare anime e un altro paio di maniche. Ma anche no. Oddio. No, è il fuoco della torcia, mo. No, c'è il mostro. Ti ricordi, c'è il mostro? Sì, però non è solo l'unica via lì. Guarda bene. Ah, sì? Tu guarda bene. In modo devo andare? Guarda bene. Io non mi ricordo dove eravamo entrati. No, te lo giuro. È solo dalle scale su. Vabbè, siamo a un'ora di gameplay. Vuoi farvi terminarla qui? No, aspetta. Che dove ah, noi siamo saliti da su. Ah, io torno qua allora. Giusto? Sì, prova, esplora, vedi. Piano, con calma. Ma dove cazzo sta quel mostro? Oh, oddio. Sta sulla... Lì non ti attacca, te lo dico io, lì non ti attacca. Sì, però stai sempre attenta. Sì. Lui non ti attacca, te lo giuro. Lui non ti attacca. Però mi vede? Non ti vede, lui ti attacca. O tutta più se attacca, attacca più di sopra con le fiamme, che non ti arriva. No, mo adesso finisce se scherza, va bene, ma non è grado di lavorare su Dark Souls. Se mi ricordo bene, qua c'era quelli non morti. Più o meno. Se non sbaglio. Bloccalo. Ok, non fa cascare il cadavere se non vuoi prendere l'oggetto. Perché non va via? Vai, fa un po' che non più avanti. Mo non va via. Ecco. Oh, uno scudo nuovo. Vuoi andare a vedere com'è? X. Sì. Menu. Armi, R1. Esatto, cambio equipaggiamento. Vai sullo scudo. X. Allora, vedi, ti fa 66, allora, premi quadrato, allora, ti para fisica 100, perché tu per lo scudo devi andare a guardare riduzione dei danni, no l'attacco, perché l'attacco è che tu potresti attaccare anche con lo scudo volendo. Te aumenta, te riduce i danni fisici del 100%. Sì. Ti diminuisce la magia, dei danni alla magia e all'elettricità, però ti aumenta la riduzione dei danni al fuoco e hai più stabilità, vuol dire che quando attaccano è più difficile che te vacillano. Ok. Dura di più e pesa un pelo di più. Basta tu fare il raffronto, pesa due di più.
se lo vuoi provare, tu fai così, poi per vedere effettivamente se non va, se non vai troppo lento, Scusa, fai, amore, amore. vedi, guarda, guarda la capriola. Se tu fai la capriola, così è il mid roll, vuol dire è velocità media, ok? Perché col peso, ti faccio vedere, tu hai un peso equipaggiato 14,1 su 55. Se arrivi sui 20 o sopra i 55 vai sempre più lento. Ora, così c'hai meno, c'hai velocità media per fire roll, però c'hai più difesa, c'hai più stabilità con lo scudo. Invece con questo, se tu te lo vai a mettere, che te fa leggermente di meno, però è sempre un buon scudo anche questo, vedi, vai più veloce a schivare. Sì. Che cosa scegli? Averci un po' più di agilità a schivare meglio, o averci uno scudo che schivi leggermente più lento, ma c'hai, te pari di più? Quello che vuoi scegliere, quello che ti gusta di più, come ti si trovate più sul tuo stile. Che mi ripara. Sì. Allora vuoi prendere lo scudo che hai trovato? Ok. Basta così? Sì. Allora, noi possiamo anche starvarla qui. Allora, prendi il controller. Aspetta, mi sto stirando, ragazzi. Mamma mia, è stata dura, eh. Eh sì, sto a battere il boss, È però. stata dura ammazzare il demone d'oro, eh? Ammazzavo io poi? No, Sì, perché sì, siamo, sì. amore, non so tu. Ma il prossimo devi fare tu. Va bene. Allora, saluto a tutti. E Allora, ciao a chi mi ha seguito, cioè Loki, grazie. altri E sono altri, grazie che mi seguiranno mano a mano, passo passo. E niente, buona domenica a tutti, E ci amici. vediamo fra un pochino, Fra un buona domenica. pochino ci vediamo perché il mio compagno Lord porta Qualcosa? No, per qualcosa uccidere. da giocare, per uccidere, per ammazzare, Ma fra un quarto d'ora, fra un sì. quarto d'ora, 20 minuti, 30 minuti, 40, 50, Sì, 60. saluta. Ciao, amici. Stop alla live, però. Ciao, come vedo? Ciao, no? Share col tasto share. Impostazioni di trasmissioni. Interrompi trasmissioni.